Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Peppino Saudi Usini. Circa 15 minuti ci separano dall'inizio della sfida tra Torres e Arezzo, Serie C di calcio femminile, girone C, campionato giunto alla terza giornata. È partita alla grande la Torres del presidente Andrea Budroni, che come abitualmente succede ci fa compagnia nel nostro rapido prepartita. Ho appena accennato all'avvio decisamente brillante delle ragazze, due partite che, guardando il risultato, possono essere sembrate anche semplici. Ma Mauro, di semplice nel calcio non c'è niente. Abbiamo sempre da affrontare gara dopo gara e portare a casa i tre punti, che poi sono quelli che ci permetteranno di tenere la testa della classifica. Noi ogni gara la affrontiamo come se fosse la finale di Champions, in modo da poter poi essere più concentrati e positivi durante la gara, per portare, come dicevo prima, i tre punti a casa, che sono la cosa più importante, al di là del bel gioco che già il mister ci sta facendo vedere. Abbiamo raccontato sui nostri schermi la partita contro il Grifone giallo-verde. Le chiederei due parole sulla partita di Pistoia. Ma la partita di Pistoia è stata una partita molto delicata e molto difficile, innanzitutto perché già abbiamo giocato in un campo, direi un campo di patate, era un campo in erba vera, non naturale, non sintetico, ma era il sottofondo era veramente impraticabile. E contro una squadra che ha giocato poco al calcio e più a calci, e i primi 15-20 minuti abbiamo dovuto prendere le misure a una pistoiese ostica. Poi, prese le misure, la verità, la qualità tecnica è stata superiore, quindi abbiamo dilagato nel risultato. Nella partenza decisamente in pompa magna di questa Torres c'è anche la Coppa Italia. Avete passato il del triangolare con le altre due squadre sarde, Caprera e Oristano. Adesso l'impegno, oltretutto in partita secca, contro il Res Roma. Sì, diciamo che l'estrazione e il sorteggio ci ha dato la coppiata peggiore, probabilmente sia per noi che per loro, perché poteva essere una finale di Coppa Italia abbastanza interessante, visti i fasti del passato sia loro ma soprattutto i nostri. Quindi diciamo che anticipa un po' quella che poteva essere una gran bella finale. Sarà un bel gran bel quarto di finale, ce la giocheremo, considerando il fatto che poi il nostro primo obiettivo rimane sempre il campionato. Un'ultimissima battuta sulla partita di oggi: arriva a Sassari una squadra che finora ha decisamente palesato delle difficoltà nel fare gol, poi debiti scongiuri sono decisamente ammessi. Fin qui adesso un gol in quattro partite segnati tra campionato e Coppa Italia. Sì, debiti scongiuri, perché il calcio è anche fatto di queste cose qua. Diciamo che l'Arezzo ad oggi, per noi, per la mia Torres, la guardiamo come una nobile decaduta, perché comunque loro erano in Serie B l'anno scorso, sono appena retrocessi. È una squadra a cui dobbiamo dare rispetto, portiamo, l'abbiamo detto durante tutta la settimana, portiamo rispetto, e ovviamente sappiamo dove noi possiamo fare male all'Arezzo. Il mister è stato bravissimo questa settimana, come sempre, a studiare bene le situazioni, e sicuramente poi lo vedremo in campo. Il mister ha trovato la chiave giusta per poter portare a casa il risultato. Perfetto, ringraziamo il presidente della Torres Femminile Andrea Budroni, noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo fra qualche minuto per la diretta dal Peppino Saudi Usin di Torres Arezzo. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, girone G, Sassari latte dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il posto in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino, che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Thank you.
Non senti l'ululato? Metigi Expo apre i cancelli e torna con la sua terza edizione. Il 26 e 27 ottobre prendi il guinzaglio e vieni alla Tenso Struttura di Uri in Via Alghero per partecipare alla due giorni all'insegna del divertimento e dell'affetto più caro per il tuo amico a quattro zampe. Cerca Metigi Expo 2019 su Facebook, scarica il modulo di iscrizione e invialo a xenolvia@virgilio.it. Per tutti, ma proprio tutti, numerosi premi come crocchette, collari antiparassitari e tante novità del mondo a quattro zampe. Ti aspettiamo! Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Amici di Directa Sport, siamo a Usini, benvenuti al Peppino Sauda, qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Faris si apprestano a raccontarvi Torres Arezzo, la terza giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C, con le squadre nei pressi del cerchio di centrocampo agli ordini del signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo, che dirigerà la sfida coadiuvato da Maria Grazia Pudiche di Sassari e Alessandro Cola di Ozieri. Noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dall'Arezzo di mister Antonio Paduano, che schiera le sue ragazze con un 4-4-1. Tra i pali c'è il numero 12 Angela Ruotolo, gli esterni bassi sono a destra il numero 2 Lucrezia Mencucci e il 3 Erika Orsi a comporre la coppia di difensori centrali, Francesca Carleschi col numero 5 e Roberta Razzoli col 15. Davanti alla linea 4 agirà il numero 4 Carolina Baracchi, poco più avanti Lidia Arzedi col 2, Laura Verdi col 10. Sugli esterni Francesca Mazzini col 16 e Alexandra Viazdoska con l'11, l'unica punta sarà Carolina Paganini a disposizione del tecnico della formazione Amaranto, il numero 1 Alice Antonelli, il 6 Alice Agnese Zeghini, l'8 Aurora Prosperi, il 13 Livia Gonzi, il 14 Camilla Pesci e il 17 Chiara Anna Cartarasa. Risponderà Torres di mister Dazzole, quest'oggi in completo interamente bianco, con il numero 1 c'è Claudia Savitzkait, col 2 Lisa Faris, col 3 Valentina Congia, col 4 Martina Borg, col 5 Elisabetta Tola, col 6 Erika Campesi, col 7 Maria Grazia Ladu, col 8 Flavia Lombardo, col 9 Elena Marinic, col 10 Veronica Soggiu, con l'11 Arianna Dasara a disposizione del tecnico della formazione sarda, il numero 12 Aurora Rizzoni, il 13 Gloria Soggia, il 14 Flavia Fancellu, il 15 Antonia Peddio, il 16 Floriana Monti, il 17 Laura Sondore, il 18 Natalie Shahin, il 21 Silvia Ferrer Garcia e il 23 Alessia Sanna. Terza giornata di campionato che si completa con le sfide tra Riccione, Grifone Giallo Verde, Imolese Jesina, Res Roma Bologna, Spezia Pistoiese, Pontedera San Miniato, per una classifica che dopo 180 minuti di campionato vede in vetta Torres, Jesina e Riccione a quota 6, 4 punti per Pontedera e Spezia, 3 per San Miniato e Pistoiese, 1 per Res e Arezzo, 0 punti per Bologna, Imolese e Grifone Giallo Verde. Arriva a Usini, una squadra che ha fin qui palesato evidenti difficoltà nel andare a segno solo un gol in 4 partite ufficiali, arrivato nella vittoria contro la Jesina. A te gol sono 2, non 1, 2-1 per la formazione aretina in una delle due partite di Coppa Italia disputate. Un autogol e Paganini, i marcatori della sfida. Torres che d'altro canto ha segnato tantissimo in questo avvio di stagione, sono già 27 in 4 reti in 4 partite, le
reti messe a segno dalla formazione sassarese, reduce dalla vittoria sul campo di Pistoia con il rotondo punteggio di 6-0, figlio della doppietta di Lombardo, delle reti di Marenic, Dasara, Ladu e Borg Torres, che alla prima di campionato aveva battuto su questo terreno di gioco il grifone giallo-verde con il punteggio di 5-1, in quel caso doppietta di Marenic, doppietta di Lombardo e gol di Dasara per le sassaresi, e gol di Bevilacqua per uno dei tre fanalini di coda di questo girone C del campionato di Serie C di calcio femminile. Abbiamo già ricordato essere giunto alla terza giornata, tanto c'è da riparare una delle quattro bandierine del calcio d'angolo prima di procedere con questo Torres Arezzo. Noi approfittiamo di questo piccolo ritardo per ricordarvi quelli che saranno i prossimi impegni delle due squadre. Torres che volerà in quel di Iesi, mentre l'Arezzo sarà chiamato alla sfida interna contro la Res Roma, squadra che la Torres incontrerà nel prossimo turno di Coppa Italia. Tanto sembra essere finalmente tutto pronto per il primo fischio di Gerardo Simone Caruso, che arriva in questo momento il primo attacco per la formazione ospita con la polacca Wiazdowska. Prova a liberarsi dalla guardia di Faris, che è brava a recuperare il pallone e appoggiarsi su Lombardo, andare in verticale da Ladu. Verosimilmente sarà un 4-3-3 il modulo adottato da mister De Sole, con Dasara e Ladu a supportare a Serba Marenic, centrocampo a 3 con Soju, Borg e Lombardo, e linea 4 con Farris e Campesi da esterni bassi, una destra e una sinistra, e in mezzo alla coppia abituale di difensori centrali composta da Tola e Congia, tutte davanti al estremo difensore di Tuano Savitskite. Ora Tola va vicino da Congia, Campesi prende campo, allora Tola, anzi Congia, un po' di spazio per avanzare, cerca la verticalizzazione proprio per Campesi, la chiusura in fallo laterale di Mazzini. Pallone rimesso in gioco con le mani da parte di Campesi, Marenic a proteggere e far sfilare, l'anticipo di Carleschi, Paganini, chiusa in fallo laterale, l'ultimo tocco della giocatrice toscana, rimessa per la Torres battuta da Campesi per Congia, da Tola, controllo col piatto di Farris, si abbassa, riceve con i piedi sulla linea del fallo laterale Ladu e poi prova a dribblare Wiazdowska in spazi angusti, pallone che termina oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco del Pepino Sautores, che però ha già recuperato il pallone con Marenic che cerca l'imbucata per Dasara, chiude l'Arezzo con Orsi, Torres però ha già recuperato il possesso del pallone con Ladu e prova il cambio di gioco a cercare ma non trovare Campesi, Lombardo, Arezzo con tutti gli effettivi sotto la linea della palla, Congia, Borg da Tola, Farris, sceglie Ladu, andare uno contro uno con la diretta avversaria, invece da Marenic che ha svuotato l'area di rigore, lato corto per Marenic, cerca spazio per il dribbling, mette palla sul destro, in qualche maniera se la cava l'Arezzo con Baracchi, può essere recuperare palla altissima con Lombardo, poi il tackle della giocatrice siciliana, Marenic da fuori, conclusione contratta, e allora adesso può respirare con Paganini, Wiazdowska recupera palla Borg, porta palla la giocatrice maltese, rimane vicino Ladu, si torna indietro da Farris, Tola da Congia, pallone profondo, Marenic anticipata da Carleschi, allora Mencucci all'indietro, la palla profonda, prova Wiazdowska a tenere in campo questo pallone,
rimessa laterale per la Torres, battuta da Farris, appoggio al mancino di Ladu, non è preciso, recupera Verdi e vince il contrasto con Borg, sceglie vicino Mencucci, si va a sinistra da Viasdoska, può puntare Farris, il cross in mezzo, proprio di testa di Congia, è fortunata nel rimpallo la formazione aretina che va in vantaggio con Lucrezia Mencucci al quinto minuto, ha sbloccata l'Arezzo, ha segnato il numero 2 Lucrezia Mencucci, Torres 0, Arezzo 1 al quinto minuto del primo tempo. Parte forte l'Arezzo e va subito in vantaggio con il gol di Mencucci, si fa sentire il nutrito gruppo di sostenitori al seguito dell'Arezzo. Arriva dunque il primo gol in campionato della formazione aretina che va dunque in vantaggio dopo 5 minuti, praticamente alla prima occasione della partita, l'ha sbloccata la squadra di mister Paduano. Avvio in salita per la Torres che ha logicamente tutto il tempo per rimettere in piedi la gara. Farris da Lombardo all'indietro per Tola, allora Congia porta a palla il capitano rosso-blu, sceglie Campesi, il cambio di gioco per Lombardo, siamo al limite, si coordina Lombardo per il destro, in due tempi, ruotalo. Cambio di gioco qui di Campesi a pescare l'interno del centrocampo opposto. Lombardo ha trovato lo spazio per la conclusione, non è riuscita a imprimere né angolo né potenza per impensierire il ruotolo. Va ora Lombardo saltata da Verdi, esce Congia, da Zara. Non trova nessuna delle due compagne del reparto a tre offensivo, recupera palla Farris, va da Ladu e si butta dentro. Eccolo il numero 2, sovrapposizione di Ladu, pescata ancora dal suo terzino destro. Ladu, il cross in mezzo, non c'è nessuno ad attaccare il primo palo perché Marinic aveva abbandonato i 16 metri difensivi dell'Arezzo. A vita ancora facile ruotolo. Il rilancio dell'estremo difensore dell'Arezzo. Soggiù da Congia, la Torres che ha già recuperato il pallone, si butta dentro Campesi, viene incontro Borg, Congia va profondo a trovare Marinic che controlla in area di rigore, la sterzata sul destro, il pallone per Ladu che viene anticipata dalla attenta guardia di Viasdoska, recupera palla la Torres con Lombardo, tocco con il destro per liberarsi dall'avversaria, uno col sinistro per cercare Ladu che viene chiusa in fallo laterale da Orsi. Rimessa laterale già battuta, Marinic prende l'area di rigore, Marinic conclude col sinistro, tiro strozzato, arrivano comunque i primi applausi del pubblico del Peppino Sau. Torres che non sembra avere particolarmente risentito del colpo inferto, le dà il gol di Mencucci, arrivato al quinto minuto del primo tempo, il rilancio di ruotolo. Estremo difensore arrivato dal Napoli. Lombardo di testa. Recupera palla l'Arezzo con Paganini. Cambio di gioco a cercare e trovare solo per un momento Mazzini. Recupera palla la Torres. All'indietro da Savitskaite. Con già tempo e spazio per avanzare palla al piede. Osserva il piazzamento delle compagne. Poi sceglie di andare vicino da Campesi. In verticale a cercare Marinic che può puntare Karleski. È brava a frapporsi tra la serba e il pallone, Marinic che recupera una spallata regolare, il pallone prova a chiudere il triangolo con Dasara, spazza in qualche maniera Mazzini, ancora Torres con Soggiù, ragiona il regista rosso-blu,
torna indietro con pazienza da Congia. Tola. Tutta la Torres nella metà campo difensiva dell'Arezzo, fatta eccezione per la coppia di difensori centrali. Potrebbe essere verosimilmente questo il canovaccio su cui si svilupperà la gara. Verdi da Baracchi. Prova a lanciarsi il capitano dell'Arezzo, poi vince il rimpallo con Farris, pesca Paganini la chiusura in tackle di Congia, stavolta è anche un po' fortunata nel rimpallo, porta a palla a Congia, col destro va in profondità per Marinic che lascia sfilare, poi non riesce a tenere il pallone in campo, se la cava in qualche maniera l'ex di turno Roberta Razzoli. Messa laterale per l'Arezzo, affidata alle mani di Erika Orsi, uno dei prodotti del vivaio arettino. Recupera palla Ladu, da un'occhiata in mezzo c'è solo Dasara, Marinic è venuta incontro, lascia lì per Farris, possesso che ristagna però in quella zona di campo, poi c'è il fallo, calcio di punizione per l'Arezzo. Il Tutono, siamo giunti al decimo minuto del primo tempo al Pepino Saudi Usini, Torres 0 Arezzo 1, il gol di Mencucci al quarto minuto. Calcio di punizione affidato a Razzoli, battuta mancina del numero 15, la spizzata di Verdi, colpo di testa di Lombardo che non trova soggio, allora alza il campanile Baracchi di testa, chiude in fallo laterale Farris, e Arezzo che può guadagnare metri con questa rimessa al lato. Paganini indietro da Baracchi, il colpo di testa di Tola, ancora il capitano dell'Arezzo, siamo ai 25 metri, si libera con una finta di soggio, poi la chiude Tola, lascia sfilare Ladu. Fallo laterale per l'Arezzo, affidata a Orsi, colpo di testa di Soggiu, addomestica per Ladu, palla profonda per Marinic che prova a prolungare di testa per Dasara, l'anticipo puntuale di Carleschi, recupera palla Verdi, il tentativo di apertura sulla destra per Mazzini viene ben letto dalla squadra rossoblu, poi alza un altro campanile Baracchi, si abbassa e riceve il pallone Mazzini, rimpallo premia Borg, rimessa per la Torres, rimessa affidata a Campesi, prolunga in qualche maniera Marinic, si fa sentire mister De Zola in panchina con le mani ancora Campesi, in qualche maniera Borg viene arginata dalla diretta avversaria, recupera palla la Torre, siamo ai 20 metri, Marinic viene fermata senza fallo. Tola, Verdi, recupera palla la Torres con Congia, si butta dentro da Sara, controlla in qualche maniera, poggia col sinistro per Marinic, la sterzata della giocatrice serba, il cambio di gioco per Ladu, area di rigore, Ladu dà un'occhiata al piazzamento delle compagne, prova a fare tutto da solo, calcia col sinistro, la conclusione è troppo stretta, Torres preme, bella palla di Marinic per Ladu, sterzata sul sinistro, l'attaccante classe 2001, già 6 gol in stagione, 1 in campionato, 5 in Coppa Italia. Rilancio di Ruotolo, Soggiu a disturbare nel duello fra numeri 10 Verdi, fa laterale per l'Arezzo già battuto, Baracchi con discreta libertà, sceglie Viazdoska, si abbassa Soggiu, recupera il pallone, perfeziona Lombardo, si appoggia su Congia, apertura per Campesi, si muove sulla verticale da Zara, Campesi porta palla, ecco lo servizio per il numero 11, ancora dal ex West Ham, allora Congia, Tola,
offre una linea di passaggio facile alla compagna di reparto. Porta a palla il numero 5, scambia con Farris, ancora Congia. Va dentro Campesi, viene incontro Borg, la spizzata di Campesi, non trova compagne, pronte alla ricezione, 17esimo nel primo tempo, decide il gol di Mencucci al quarto minuto, va con mestiere ruoto, lo guadagna qualche secondo, qualche piccola schermaglia con Mormic, niente di che. E rilancia il 26enne portiere dell'Arezzo, colpo di testa di Soggiu, può controllare nel cerchio di centrocampo Lombardo. Chiusura di Mencucci. Congia da Tola. Farris. Andata dentro Lombardo, Farris sceglie Ladu, si è abbassata per ricevere il pallone nella propria metà campo, lo scarico all'indietro per Tola, Torres con pazienza, l'Arezzo scivola e copre gli spazi, con già profondo da Campesi, passa il pallone per il terzino sinistro, Marinic nella linea di rigore, può puntare Carleschi, Marinic in qualche maniera prova a prendere la linea di fondo, ora Marinic, vertice dell'area piccola, prova il destro con Dasara che al limite dell'area chiedeva palla, si era smarcata, poi altra chance per la Torres, continua a fare la partita senza però fin qui impensierire, ruotolo in maniera significativa, spizzata di Viazdoska. Poi Farris a chiudere in fallo laterale Paganini. Rimessa affidata a Orsi. Borg che stringe su Baracchi, allora si va in verticale. Il colpo di testa di Farris. Borg prolunga per Marinic che va via usando il corpaccione come perno. Poi sceglie Dasara, siamo al limite. Dasara prova la conclusione di prima, sporcata dalla retroguardia Arettina. Recupera palla Borg e prova a piazzare dai 25 metri. Ruotolo, non bella da vedere ma efficace a bloccare il tiro della giocatrice maltese, esperienze italiane con le maglie di Fortitudo Mozzecane e Apulia Trani. Lombardo a proteggersi dall'attacco di Viazdoska, scaricare per Farris che addomestica con il petto, poi lancia lungo a cercare Marinic che prova a prendere posizione e ci riesce, salta Razzoli che la stende, calcio di punizione per la Torres al lato corto dell'area di rigore, ma Marinic ha ben preso posizione contro Razzoli che è stata costretta a stenderla per evitare guai peggiori. Posizione affidata a Lombardo. L'Arezzo tutta all'interno nei propri 16 metri, fatta eccezione per Viazdoska. Torres che tiene dietro Tola e Campesi. La battuta di Lombardo nei pressi del dischetto dell'area di rigore. Il colpo di testa di Farris, palla che termina di poco alta sopra la traversa difesa da ruotolo, che guadagna secondi preziosi nonostante il cronometro del primo tempo dica solo 18esimo. Il rilancio di ruotolo, colpo di testa di Soggiu, poi Marinic vicino da Soggiu, si inserisce il regista rosso blu, ancora Soggiu, cambio di gioco a cercare di trovare Ladu, prova ad accomodare il pallone di testa per Dasara, recupera palla e viene fuori bene da una situazione complicata l'Arezzo. Palla profonda per Viazdoska, piazzata bene, chiude di testa Farris, poi Lombardo, non bene per Soggiu, sulla seconda palla più reattiva Borg, cerca la profondità laddove Dasara non può
raggiungere il pallone che viene raccolto ai confini dell'area di rigore da Ruotolo. Palla altissima che spiove nel cerchio di centrocampo, controlla in qualche maniera Lombardo, poi perde palla sull'attacco di Paganini, attenzione che Savic Kite abbandona i propri 16 metri, chiudendo comunque in take il Paganini, si prende qualche rischio qui il portiere lituano, Torres che comunque riesce a non pagare dazio su questa ripartenza dell'Arezzo. Colpo di testa di Congia, ora Marinic che ha un po' di campo per andare, c'è spazio per la ripartenza della Torres, forse nella prima circostanza in cui l'Arezzo si fa trovare un po' scoperto, profondo, ad Asara in qualche maniera se la cava Ruotolo, la porta è vuota, ad Asara non riesce a trovare la coordinazione per il tiro, apre sulla destra per Ladu che può puntare la diretta avversaria, osserva le compagne, cerca ad Asara, pallone che viene in qualche maniera respinto col ginocchio da Karlischi, ancora Torres con Campesi, il taglio di Marinic. Forse avrebbe potuto attaccare con maggiore determinazione il pallone offertole dal suo terzino sinistro. Il rilancio di Ruotolo. Lombardo calcola male il rimbalzo del pallone. Jasloska anticipata da Farris, poi Orsi. In tackle ad anticipare Marinic, poi finisce a terra Baracchi sull'intervento di Borg, calcio di punizione per l'Arezzo e con questa palla inattiva prova ad abbassare il ritmo della gara. Torres avanti a folate, Arezzo cinico a punire, di fatto nell'unica circostanza in cui si è resa pericolosa, calcio di punizione battuto da Razzoli. Gira di testa in fallo laterale di Lombardo che anticipa la polacca Aleksandra Wiazdowska. Con le mani Orsi. Qui Verdi recupera palla da Torres con Marinic. Fallo di Razzoli, già al secondo intervento di una qual certa durezza nei confronti di Marinic. Non pare troppo distante dal cartellino giallo il difensore centrale dell'Arezzo. Pallone profondo a cercare Campesi. Non riesce a controllare il pallone. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo al Peppino Saudi Usi. Torres 0, Arezzo 1. Gol al quarto minuto di Mencucci. Baracchi, Verdi sceglie la profondità, non può arrivare sul pallone proprio Mencucci, Congia all'indietro da Savitskite, torna dal suo capitano, porta palla a Congia, palla imprecisa qui per Campesi, messa laterale battuta dall'Arezzo, pallone già recuperato dalla Torres, Savitskite, Farris, Ladu, palla di ritorno per Farris, Lombardo, Tola, Soggiù si abbassa e riceve il pallone. Porta palla il numero 10, viene incontro Marinic, Soggiù porta palla, poi sceglie Farris, Ladu, all'indietro da Congia, Borg, fuori gioco, segnalazione della assistente numero 2 Alessandro Cola, completa la terna con
l'altra bandierina di Maria Grazia Podica e il fischietto di Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Calcio di punizione per l'Arezzo. Maniera congia ad arginare Paganini, poi Farris, bene in anticipo su Gwiazdowska. Eccolo il pallone che arriva qualche secondo dopo per la giocatrice polacca, che non va all'uno contro uno con Farris, è brava a chiuderla in faro laterale. Orsi, Lombardo di fatto a calciare addosso a Soggiu. Gwiazdowska in area di rigore, anticipo di Lombardo che rimedia al pasticcio precedente. E offre la rimessa con le mani per Erika Orsi. Viene incontro Paganini, recupera la palla Tola, poi non riesce a indirizzare verso Marinic. Qui Arezzo che si mantiene nella metà campo offensiva. Soggiu a liberare la propria tre quarti. Fa laterale per l'Arezzo. Ancora Orsi a rimettere in gioco il pallone. Va a fare sbuca l'anticipo, allora Paganini. I pressi, la bandierina del corner, l'ultimo tocco è stato di una giocatrice rosso blu. Corner è Amaranto. Nell'Arezzo che ora porta avanti le torri. In area di rigore Baracchi, Razzoli, Mencucci, Verdi. Palla sul primo palo. Libera Tola. Tiene il pallone in campo Ladu. Appoggio vicino per Lombardo, porta palla l'ex Catania, cambio di gioco da interno a interno, da Lombardo a Borg. Va a prendere un po' di ritmo la manovra della Torres, ora Campesi sulla verticale da Zara. Campesi prende la fascia centrale, poi scarica per Borg, attacco che si sviluppa sul fronte sinistro. Cambio di gioco di Borg, la spizzata di Ladu. Non c'è Marinic sul secondo palo, pronta a raccogliere la spizzata nella giovane compagna. Blocca Ruotolo, il rilancio con il destro, prolunga di tacco Verdi. Gwiazdowska in qualche maniera, poi Savickaite da libero aggiunto. Tola da Congia. Campesi torna da Congia, colta un po' in controtempo dal retropassaggio della compagna. Poi il pressing di Dasara favorisce il recupero della Torres con Borg. Ladu prova a far fuori la diretta avversaria col controllo orientato. Poi Lombardo per Marinic, prova a controllare con la coscia, palla un po' troppo forte. Ancora una volta Ruotolo con gran pazienza. Soggiu da Zara, Soggiu sulla linea del fallo laterale, danza il numero 10, sceglie da Zara, siamo al limite dell'area, da Zara, da Lombardo, limite dell'area, si coordina per il sinistro con le terga Razzoli. Salvare le sue, Soggiu recupera palla. Campesi, Tola chiama palla Ladu, Tola va da Farris, pallone per Marinic che controlla con il petto, Razzoli spazza in qualche maniera, poi Borg di testa, termina a terra Baracchi, non c'è fallo, Marinic da Zara, tirano sullo stretto, Marinic in area di rigore, Marinic! Il pareggio della Torres, 29 minuti sul cronometro del primo tempo, il gol di Jelena Marinic a rimettere in equilibrio la partita, quarto gol in campionato
per l'ex giocatrice dello Zefeke Spartak. Dunque la Torres riequilibra la contesa al 29esimo minuto del primo tempo. È rimasta fredda Marinic una volta entrata all'interno dei 16 metri dall'Arezzo e ha firmato il meritato pareggio per la squadra di Mario De Sole, che probabilmente si è anche tolto un peso dal punto di vista psicologico e potrà affrontare la prossima ora abbondante di partita con gran calma e conscia e consapevole delle proprie forze, dei valori della rosa a disposizione di mister De Sole. Tola all'indietro da Savitskaya, palla complicata, poi Paganini al limite dell'area, Sombrero su Tola, gran giocata di Paganini, che gol di Carolina Paganini, torna in vantaggio l'Arezzo, grandissimo gol del numero 9 che si libera con il sombrero di Tola e poi trova una traiettoria imparabile per Savitskaya, gran gol di Carolina Paganini, torna in vantaggio l'Arezzo. Un eccesso di confidenza di Tola a dare origine al nuovo gol, nuovo vantaggio dell'Arezzo, che di fatto arriva 60 secondi dopo il pareggio di Marinic. Dunque torna in vantaggio l'Arezzo, durato solo 60 secondi il punteggio di 1-1 che era stato ristabilito da Marinic. Secondo gol stagionale per Paganini. La so giù da Congia, Campesi, scappata via da Zara, va a ripartire l'Arezzo, la chiusura in fallo laterale di Tola. C'è fallo qua su Congia, calcio di punizione per la Torres, dunque 32 minuti sul cronometro del primo tempo al Peppino Saudi Usini, 2-1 per l'Arezzo sulla Torres. Congia da Campesi, Tola, Farris, porta a palla con discreta libertà il numero 2 della Torres, si abbassa Marinic, ecco la ricevere di prima, bene per Lombardo, Farris sulla verticale per Ladu che non viene servita almeno in un primo momento, ora Ladu cerca spazio per il traversone, cerca da Zara, anticipata bene qui da Karleski, Jasdoska fermata da Marinic con il petto, conserva il possesso per la Torres, Ladu sul secondo palo al volo, prova Borg, disturbata da Mencucci, poi Ruotolo guadagna secondi preziosi. Palla altissima di Ruotolo, non salta nessuno al secondo rimbalzo, Viazdoska la meglio su Lombardo, ma Torres ha già recuperato la sfera con Soggiù, Ladu per chiudere il triangolo, l'arbitro fa giocare per il vantaggio ma Torres ha perso l'inerzia della manovra, poi Ladu termina a terra nel contatto con Viazdoska, calcio di punizione per la Torres. Siamo a circa 35 metri rispetto alla porta difesa da Angela Ruotolo. Lombardo a calamitare tutti i calci d'angolo e le punizioni in favore della Torres. Batte Lombardo, palla che spiove all'altezza del dischetto della rigore, Ruotolo pasticcia, la palla rimane lì, se la cava in qualche maniera l'Arezzo, che la prova a ripartire con Paganini. Savitskaya sulla sua tre quarti, sceglie Lombardo, Tola, Congia,
vicino da Borg. Stavolta è venuto incontro l'interno di centrocampo maltese. Dall'altra parte Farris. Ladu riceve tra le linee, torna da Farris. Tola. Ancora Congia. Il lancio profondo del capitano rossoblu a cercare Marinic. Non può raggiungere il tentativo di servizio della compagna. Ancora Ruotolo a rilanciare lungo, spizzata di Verdi, poi c'è Diazdoska che può andare a puntare la difesa rossoblu, ci mette una pezza a Tola. Verdi, Diazdoska, da spazio per il traversone, lo effettua col mancino, sicura Savitskaite. Impresa, sceglie il rinvio lungo per Marinic, prolunga la traiettoria Orsi. Marinic si impegna per tenere in gioco questo pallone, alla fine deve desistere e preservare comunque la rimessa laterale già battuta dall'attaccante serba della Torres. Ladu da Farris, Soggiu, movimento di Ladu ben imbeccata qui dalla ex giocatrice della Torres, calcio a 5. Ladu stesa, arriva il primo cartellino giallo della partita, ammonita Erika Orsi al 36esimo nel primo tempo. Arriva il primo cartellino giallo, sventolato da Caruso. La due è rimasta a terra, interviene lo staff medico della Torres. Noi approfittiamo della pausa per ricordarvi le altre partite di questa terza giornata del campionato di Serie C in calcio femminile, girone C, che vedrà impegnate Riccione contro Grifone Giallo-Verde, Imolese Jesina, Res Roma Bologna, Spezia Pistoiese, Pontedera San Miniato. Si rialza Ladu. Punizione battuta da Lombardo. Si aspetta il fischio di Caruso, che arriva in questo momento. Batte Lombardo, palla verso Ruotolo, che all'interno la sua area piccola la fa da padrona, bloccando il pallone. E dopo un paio di abituali palleggi, a rilanciare tra lungo con il destro, il colpo di testa di Farris. Congia a domestica con la coscia, va profondo da Zara, troppo largo il suggerimento per l'esterno alto della formazione di Mister De Sole. Anticipo di Farris, campanile alzato da Baracchi, poi c'è il fallo della stessa Farris sul capitano classe 1997 dell'Arezzo, che rimane a terra, così come caduto all'Adu poc'anzi. Abbiamo appena raccontato di quelle che sono le altre sfide di questa terza giornata, una classifica che prima di questa partita vedeva Torres, Jesina e Riccione in vetta quota 6, 4 punti per Pontedera e Spezia, 3 quelli di San Miniato e Pistoiese, a un punto c'è Res Roma con l'Arezzo, a 0 Bologna, Imolese e Grifone Giallo-Verde, tanto si è rialzata ma deve abbandonare il terreno di gioco come previsto dal regolamento Baracchi, un calcio di punizione che verrà battuto da Francesca Carleschi.
nel rilancio lungo del difensore centrale in ballottaggio fino a pochi minuti prima dell'inizio della partita. La chiusura in fallo laterale di Razzoli, si anticipa Marinic, rimessa già battuta da Farris vicino a Tola. Congia, Campesi, si butta dentro da Zara, viene incontro Borg, non c'è linea di passaggio e allora si torna da Soju, ancora Campesi, Soju, destro sinistro, saltare un diretto avversario, ancora l'indietro da Campesi, Torres che gestisce il possesso di palla, Congia, Campesi, Soju, Marinic, cerca Borg, legge bene Karleski, poi recupera palla, o quantomeno ci va molto vicino a Borg. Recupero solo posticipato di un paio di secondi, Lombardo per Soju di prima, da Ladu al limite dell'area, prova a fare la guerra con l'intera retroguardia dell'Arezzo, rimane a terra Karleski. Dunque calcio di punizione per l'Arezzo, quando siamo appena entrati negli ultimi 5 minuti questo primo tempo al Pepino Saudi Usin, Torres 1, Arezzo 2. Quarto il vantaggio di Mencucci per l'Arezzo, il pareggio di Marinic al 29esimo. Equilibrio durato solo 60 secondi, perché poi è arrivato il gran gol di Paganini a riportare in vantaggio la formazione toscana. Congia una palla a metà tra Campesi e Dazara, nessuna delle due può ricevere, allora l'Arezzo lavora palla sulla linea del fallo laterale con Mazzini, salvo poi trascinarsela oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco. Congia si fa vedere, Borg, Congia avanza a piccoli passi sulla verticale, Mare inizia a fare a sportellate, va nella diretta avversaria, la punta, la salta, anche Karleski prova a far girare il destro a centimetri dal pari, la Torres con la gran giocata di Elena Marinic, che raccoglie comunque gli applausi convinti del pubblico del Pepino Sau. Ruotolo, un rilancio ancora una volta non lunghissimo, arriva il fallo di Farris su Verdi, numero 10 dell'Arezzo, chiusa nel sandwich tra Farris e Soju. Calcio di punizione affidato al sinistro di Roberto Razzoli, colpo di testa di Farris, anzi di Lombardo, e adesso guadagna campo con Orsi, lascia sfilare Paganini, chiude Tola, vale il fallo laterale, batte Orsi da Paganini, per la Torres con Ladu, cerca Marinic, Karleski non riesce a trovare Orsi, palla che termina nel campo per destinazione, rimessa con le mani per la Torres, batte Farris sulla verticale da Marinic, viene fermata nel duello con Orsi, poi non trova niente di meglio da fare che lanciare palla nella metà campo offensiva. Congia che rimane a terra, Torres mette palla a lato, è rimasta a terra il capitano rosso-blu, nuovo intervento dello staff medico, 44esimo, andiamo di che entità sarà il recupero che verrà concesso dal signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo, che dirige, assistito dalle bandierine di Maria Grazia Poddiche di Sassari e Alessandro Cola di Ozieri. Congia costretta ad abbandonare il terreno di gioco, rimessa battuta dall'Arezzo,
recupera la palla la Torres con Campesi a campo per andare il numero 6 della Torres, poi sceglie Ndazara, palla troppo lunga. Rimessa a cercare Paganini, Congia col mancino a cercare Marinic all'interno dell'area di rigore, Marinic esce ruotolo ad anticipare il numero 9 della Torres. Colpo di testa di Soggiù, Borga anticipata, possesso è ancora rosso-blu però. Con Farris che va da là, palla all'indietro per Lombardo, ha capito tutto, ha recuperato il pallone via Zdoska e poi chiude il triangolo con Paganini, prova a andare la polacca all'indietro per Verdi, palla sul secondo palo dove può ricevere Mazzini, prova a rimettere in mezzo, se la cava Campesi, poi da Zara alla profonda a cercare Marinic che prova il fatto ad autolanciarsi con un colpo di testa. Razzoli costretta a buttar via il pallone, siamo già entrati nel recupero. Marinic a proteggersi dall'attacco di Verdi. Cerca il taglio di Borg. Un ruotolo che controlla prima col piede, poi col ginocchio. Poi alla fine blocca il pallone, rilancia con il destro, lì rinvio che non è granché, recupera su giù Congia vicino da Campesi, ancora Congia, lancio lungo del centrale rosso-blu Marinic. Cerca la scucchiaiata per Ladu, colpo di testa di Orsi. E questa l'ultima giocata del primo tempo che va in archivio con l'Arezzo in vantaggio sul campo di gioco della Torres al Peppino Saudi Usini 2-1. Il punteggio per la squadra di Mister Paduano. Rapidamente la successione delle reti al quarto Mencucci, al 29esimo Marinic, al 30esimo Paganini. Noi ci prendiamo circa 15 minuti di pausa, ci risentiamo per il secondo tempo della sfida. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e posa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli a dire di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Non senti l'ululato? Metigi Expo apre i cancelli e torna con la sua terza edizione. Il 26 e 27 ottobre prendi il guinzaglio e vieni alla Tenso Struttura di Uri in Via Alghero per partecipare alla due giorni all'insegna del divertimento e dell'affetto più caro per il tuo amico a quattro zampe. Cerca Metigi Expo 2019 su Facebook, scarica il modulo di iscrizione e invialo a xenolbia@virgilio.it.
per tutti, ma proprio tutti, numerosi premi come crocchette, collari antiparassitari e tante novità del mondo a quattro zampe. Ti aspettiamo! Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Diretta Sport, di nuovo live dal Peppino Saudi Usini, sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Torres e Arezzo, terza giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C, primo tempo andato in archivio con la formazione toscana in vantaggio per 2-1, ma attenzione subito alla prima iniziativa della Torres con la palla che rimbalza all'interno dell'area di rigore. Dasara viene anticipata al momento della battuta, rapidamente una rettifica più che doverosa rispetto a quello che abbiamo detto di fatto per tutto il primo tempo. Il primo gol del Arezzo è arrivato dal destro di Lidia Arzedi e non da quello di Lucrezia Mincucci, come erroneamente detto nel corso del primo tempo. La palla all'interno dell'area piccola dell'Arezzo, poi testa alto di Marinic, dunque detto del gol di Arzedi, non di quello di Mincucci, così come avevamo in maniera decisamente scorretta detto nel corso del primo tempo. Il pareggio di Marinic al 29esimo e il gol di Paganini 60 secondi dopo a fissare il punteggio sulle 2-1 per la formazione di mister Antonio Paduano. Secondo tempo iniziato da 2 minuti con la Torres che si getta a testa bassa alla caccia quantomeno del gol del pari. Campesi da Borg sulla linea del fallo laterale prova a puntare la diretta avversaria, si tratta di Francesca Mazzini, esterno alto di destra nel 4-1-4-1 di mister Paduano. Torres che potrà usufruire di una rimessa laterale in zona d'attacco battuta da Campesi. Borg che riceve all'interno dell'area di rigore, prova a divincolarsi la giocatrice maltese, libera la propria area di rigore in qualche maniera la formazione arettina. Torres che recupera palla altissima con Dasare, il traversone sul secondo palo con Ladu che aveva stretto la sua posizione. La vita facile Angela Ruotolo, passiamo difensore dell'Arezzo che può uscire e bloccare la sfera. Lancio lungo per Paganini. Arriva! Suo il gran gol. Ed è giallo! Del 2-1. Se rimane a terra Congia. Calcio di punizione già battuto da Tola. Campesi. Avanza la suola, poi torna indietro da Congia. Tola. Farris. Brutta palla qui per Tola, recupera l'Arezzo che la può correre con Viasdoska. Sterza e frena evitando l'intervento di Farris. Poi Paganini. Recupera palla Lombardo. Poi Soggiù. Allora Ladu ha un po' di campo per andare a lanciarsi in velocità. Marinic butta dentro Borg, c'è il taglio di Dasara. Dasara col pallonetto al lato, ghiotta palla gol divorata da Arianna Dasara al terzo minuto. Ha dettato bene il suggerimento, era arrivato il suo pallonetto mancato di precisione. Subito un'occasione per la Torres per pareggiare l'incontro. Il rilancio di Ruotolo, il colpo di testa di Soggiù, palla in fallo laterale sul cui punto di battuta si porta con pazienza Orsi. Tola da Congia, si butta dentro Campesi, viene incontro da Zara, vicino per Borg, colta in controtempo dal suggerimento dell'allieva di mister De Sole fin dai tempi della Torres, calcio a 5, va via Mazzini, cerca il taglio di Viasdoska, esce Savitskaite, poi fa ripartire l'azione di Farris, sceglie la profondità per Marinic, anticipata
una giocatrice serba, poi il tentativo di andare in profondità da parte di Verdi, Borg ad alzare questo pallone poi addomesticato da Lombardo, Farris da Congia, Campesi vicino a Borg, ancora per Campesi, nel cerchio di centrocampo c'è Lombardo, scelta dal suo numero 6, poi Congia con il destro da Tola, Torres che cambia fronte di gioco, avanza il numero 5, con una discreta libertà poi sceglie di andare in verticale, la dove Marinic viene anticipata, recupera palla Lombardo con una buona lettura, il movimento di Ida sarà il pallone proprio per il numero 11 della Torres, arriva a rimorchio Campesi, il pallone per il terzino sinistro, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Ladu, la parata di Ruotolo, gli applausi del Peppino Sau per i primi 6 minuti convincenti della Torres. Altra chance per la squadra sarda, il rilancio di Ruotolo, Congia che fa rimbalzare questo pallone, poi sbaglia il colpo di testa una volta, poi protegge la chiusura di Tola, Campesi so giù, Tola avanza con il destro, Borg so giù, la classica giocata con lo stretto destro-sinistro, Soggi che poi scucchiaia per Marinic, non si concretizza il vantaggio, fa un passo indietro Caruso e fischia il calcio di punizione per la Torres. Il pallone che verrà rimesso in gioco da Elisabetta Tola. Battuto Tola, ha prolungato Soggiu, c'è Farris che rimette in mezzo per Dasara, pallone al limite, Ladu con il destro, colpisce con l'esterno, palla che diventa un assist per Farris, esce Ruotolo con coraggio a negare il gol a Farris, rimane a terra una giocatrice dell'Arezzo, Lombardo, ma è il direttore di gara a fermare il gioco, rimasta a terra una giocatrice dell'Arezzo. Inizia a muoversi qualcosa la panchina di Mister De Sole, si scalda Silvia Ferrer Garcia, giocatrice ex Espanyol qui schierata come trequartista, vediamo un po' quale sarà la scelta anche tattica di Mister De Sole in caso di inserimento della giocatrice iberica. Tanto Arezzo temporaneamente in 10. Si ripartirà dalla palla 2 con Ladu che di fatto regala la palla a Ruotolo. Lancio di Ruotolo, Farris controlla, Lombardo, so giù, un po' di campo per andare, oltrepassa la linea mediana, torna da Farris in verticale, non può ricevere Marinic, anticipo di Razzoli, quell'Arezzo spazza via liberando la propria metà campo, Torres pronta a rioccuparla, Savitskaita da Congia. Da Zara, palla là dove arriva Marinic a recuperare, poi ancora una volta un lancio lungo di Baracchi, hanno però Paganini, terminale offensivo arettino, si trovava fatto nella metà campo difensiva, la Torres che ha immediatamente recuperato il pallone con Congia che cerca in profondità una compagna che non c'è, il recupero di Mencucci,
che non fa niente di meglio, regalare l'out. La squadra che nel corso di questo secondo tempo sta attaccando a destra e a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione, completo quasi interamente bianco, si fa eccezione per qualche sfumatura rosso-blu. Tanto Soju qua non bene, da Lombardo recupera Arzedi. Campesi premiato dal rimpallo, Torres ancora in possesso da Zara. Campesi, era Campesi all'indietro da Congia. Tola, palla profonda per Borg. Orsi non si fida. La Marinic in area di rigore, cerca di mettere palla a rimorchio per Dasara. Poi il rilancio ancora una volta nel nulla di Mazzini. Avvio di secondo tempo a senso unico, con già prima col petto e poi col collo del sinistro da Tola. Lombardo all'indietro da Tola. Farris salta a secco Viazdoska. Più sfortunata nel rimpallo, l'ultimo tocco è di Verdi e di Farris, la rimessa è per l'Arezzo. Siamo al 12° minuto del secondo tempo, Arezzo sempre avanti per 2-1. Borges recupera palla, la formazione di Paduano, corre bene il campo qui Carleschi, escursione del difensore centrale, va andare via Congia che la ferma in maniera regolare, tiene il pallone in campo, il capitano della Torres, rimane a terra Carleschi e allora Soju che mette palla in fallo laterale, Carleschi che si rialza. Arezzo verrà verosimilmente restituire la palla alla Torres con Paganini che va in fallo laterale. Fa Carleschi con un po' di mestiere. Di fatto esasperare un infortunio che non c'era. E non lasciare scoperta una porzione di campo da lei occupata abitualmente. Quando arriva il primo cambio in casa Torres, esce Elisa Farris ed entra Silvia Ferrer Garcia. Vediamo un po' come andrà a sistemarsi ora la Torres, dato che esce il terzino destro al suo posto, entra una giocatrice che fin qui ha giocato da trequartista nel 4-3-1-2. C'è anche il cambio per mister Paduano, entra Zeghini. Esce il numero 3 Orsi, unica ammonita della sfida fin qui. Zeghini che va a occupare stessa porzione di campo della compagna, adesso verrà, si difende con una linea 5. Quello, il primo pallone toccato dal numero 6, attrice classe 1998. Difensore centrale. Oggi gioca leggermente decentrata rispetto alla sua posizione abituale, uno dei prodotti anche lei del vivaio dell'Arezzo. Lombardo nel cerchio di centrocampo, cerca Ladu in profondità. Il rilancio di Ruotolo,
con già. Rischia un po' sull'attacco di Paganini. Poi va da Campesi, Soggiu con la suola. Quel brutto fallo di Baracchi, cartellino giallo anche per il capitano. Punizione già battuta da Soggiu, col pallone in movimento, battuta da ripetere anche perché Caruso deve annotare il provvedimento disciplinare nel suo taccuino. Siamo al 15° della ripresa, tiene il vantaggio delle toscane. Punizione battuta da Congia. Campesi non cerca l'uno contro uno, il cross praticamente non parte. Congia lascia rimbalzare pericolosamente questo pallone. Tola sul pressing di Paganini. Il portiere, raga! Il primo pallone toccato da Ferrer Garcia. Verdi, attacco proprio della giocatrice spagnola. L'ultimo tocco è Amaranto, la rimessa è bianca, a batterla Martina Borges. Dai, bravi, a due tocchi, raga! Aumentiamo! Tola da Congia, largo per Campesi, vicino da Soggiu. Lombardo, dialoga stretto con Marinic, l'apertura per Dasara, area di rigore, Dasara prova con la punta sul fondo. Tresola con un qualcosa di molto simile a un 3-4-3. Lombardo, Campesi, porta palla, il numero 6 chiude il triangolo con l'Adu, riesce a tenere il pallone in campo. Campesi va via la diretta avversaria Mencucci, messa laterale in zona d'attacco per l'Arezzo. Marinic sul lato corto dell'area va a liberarsi, lo scarico all'indietro per Campesi, un po' pigro ancora, palla in out. Torres che occupa costantemente la metà campo offensiva. Campesi da Marinic, gira la diretta avversaria, la classica sterzata di Marinic, grande giocata di Marinic che poi vede la sua conclusione col destro respinta la chiusura provvidenziale di Razzoli. Poi c'è un ultimo tocco in scivolata di Baracchi, anzi di Mencucci. Ancora Torres in avanti, ancora Marinic, scarico all'indietro. Campesi, brutto traversone, blocca Ruotolo. Lascia rimbalzare Congia, controlla Tola. Soggiu, Dasara cerca l'imbucata, poi Marinic, il movimento di Ladu. Marinic cerca una giovane compagna, la chiusura di Carleschi. Corre il cronometro, 19° nel corso del secondo tempo. Tola, si fa vedere Ferrer Garcia. La scucchiaiata per Borgia, un po' di spazio per fintare il traversone, prendere la linea di fondo, effettuarlo sul primo palo, buca l'uscita a Ruotolo, poi Lombardo! Sempre Flavia Lombardo! E sono 5 in campionato! Torres 2, Arezzo 2, ancora Flavia Lombardo! Sessantaquattresimo. Pareggia la Torres. Torres ritrova il pari dunque al 64° minuto con il piattone di Flavia Lombardo.
Pallone è arrivato da destra, bucato l'uscita a Ruotolo. Arriva il quinto gol in campionato di Lombardo. Va da Zara a perdere il contrasto con Orsi. Allora Congia, da ampiezza e riceve Marinic, ancora a fare sportellate con tutta la difesa dell'Arezzo. Grande palla per Silvia Ferrer Garcia, che entra, non entra nella di rigore, scarica per Ladu che calcia sul Ruotolo. Ancora Ladu però prova ad andare via la diretta avversaria, non è riuscita a dare angolo alla sua conclusione Ladu. La torre sta a centimetri dal vantaggio, quel cross non trova nessuna compagna pronta a ricevere. Allora Paganini prova a far respirare l'Arezzo, che ora non riparte più. Tola, Borges, Marinic, ampia libertà di movimento per la serba. Congia, Lombardo, riceve Campesi, la gioca bene la Torres, da Zara prende l'area di rigore, viene sorpresa in posizione di offside da Poddighe. Si muove qualcosa anche sulla panchina dell'Arezzo, fin qui un cambio per parte, sono entrate per le toscane Zeghini al posto di Orsi e per la Torres Ferrer Garcia al posto di Farris. Colpo di testa di Soggiu, spazza via Carleschi con già colpetto, poi gol a sinistra non bene, c'è spazio per Paganini. Ora la Torres un po' sbilanciata in avanti, non ne approfitta l'Arezzo, attenzione qua all'intervento un po' così di Borges, ne scivolata, cross al limite dell'area, libera di testa Lombardo, poi Soggiu a lavorare spalle alla porta, a perdere palla sull'attacco di Baracchi, a provare una conclusione che si rivela essere poco più di un passaggio per Savitskaite, e va vicino da Tola. A terra una giocatrice della Torres, 22esimo nel corso del secondo tempo. Da 3 la Torres ha ritrovato il pari. Tanto cambio per l'Arezzo, entra Camilla Pesci ed esce l'autrice del provvisorio 1-2 Paganini. Grandissimo gol della centravanti, tanto la giocatrice rossoblu a terra è Jelena Marinic, che si rialza zoppicante. Per la Torres ancora un quarto di partita per ritrovare il vantaggio, anzi per trovare il vantaggio per la prima volta nella partita. Ecco Pesci a toccare il primo pallone della sua partita. Baracchi recupera palla a Torres con Soggiu, attenzione però l'Arezzo è un po' più sbilanciato del solito. Paduano ha scelto una formazione molto equilibrata e fin qui il risultato sta dando ragione alle scelte del tecnico della formazione Amaranto. Il rilancio lungo di Ruotolo, Campesi a chiudere in faro laterale su Zeghini nel duello tra numeri 6. Giornata particolarmente calda qui a Usini, chissà che anche l'AFA non possa recitare un ruolo in questi ultimi minuti di gara. Adesso con poche idee faro laterale per la Torres, ripartirà dalle mani di Campesi nei pressi della bandierina del calcio d'angolo.
Squadra Marenis anticipata, secco da Baracchi. Poi Lombardo. Da Zara, apertura per Ferrer Garcia, è troppo lunga, recupera palla e si lancia via Zdoska. Ripiegamento di Ferrer Garcia, lo scarico all'indietro. Finta di traversone, bella giocata qui sullo stretto. Palla in area di rigore. Sì, se la cava la Torres. Marinic da Zara, grande palla per Ladu e altrettanto grande chiusura di Razzoli. Recupera palla la Torres con Marinic, si butta dentro da Zara, eccolo il pallone per il numero 11, altra ottima chiusura di Razzoli. Ha messo due pezze importanti in giro di un minuto. Torres in attacco con Campesi, ecco Lombardo, lato corto dell'area, Lombardo cerca il traversone, centrata la figura di Mencucci, calcio d'angolo per la Torres. Al 25esimo minuto nel secondo tempo. Batte Lombardo, pallone sul secondo palo, libera Baracchi. E al limite Campesi con qualcosa a metà tra un tiro e un cross. Di fuori niente di buono da questo corner, rimesso dal fondo per la squadra toscana. Ha trovato quest'oggi i primi gol del suo campionato dopo la sconfitta piuttosto netta subita a Iesi, nel punteggio di 5-0 e lo 0-0 interno contro il Pontedera. La puntata di Congia in avanti, cercare una tra Marinic e Dazara, poi Ladu. Arriva il fischio contro l'attacco della Torres. Indemoniato in panchina Paduano. Calcio di punizione per l'Arezzo. Batte Carleschi. Con tutta la calma del mondo, Soggiu ad anticipare Arzedi. Allora Torres che rifiata un attimo prima dell'assalto finale. Mencucci. Dopo di testa di Arzedi. Poi Congia. Soggiu si attarda un pelo, poi rischia di perdere palla. Termina a terra nel duello con Zeghini. Alla fine il fallo è del numero 6 dell'Arezzo. Calcio di punizione per la Torres. Soggiu che calcia addosso a Zeghini e non concede alla Torres la possibilità di far ripartire il gioco immediatamente. Ci mette anche il direttore di gara. Calcio di punizione per la Torres, batte Congia, sono scappate tutte dalla metà campo offensiva. Allora Congia va da Campesi, Lombardo, ora per Campesi, Soggiu. Ora da regista, leggermente decentrata, prova a pescare il taglio di Ladu, l'anticipo aereo di Razzoli. Pallone in profondità per Zeghini. Torna a fare il centravanti, così come fatto in passato. Recupera palla poi Baracchi, un po' di confusione ora. Tutto fa il gioco dell'Arezzo, prova Ferrer Garcia, di fatto omaggio al ruotolo del pallone. Una volta a ruotolo, guadagnare secondi preziosi, Campesi di testa, là per Congia che serve col ginocchio Tola, senza fronzoli, spazza via il numero 5, poi Soggiu con una grande giocata sullo stretto, prova il pallone in profondità per Marinic che vince il rimpallo, Marinic nel rigore, col pallonetto! Torres di nuovo in vantaggio, anzi Torres in vantaggio con il gol di Jelena Marinic al 69esimo minuto. Torres 3, Arezzo 2. Per la ribaltata la squadra di Mister De Sole, il gol di Jelena Marinic, secondo nella partita, quinto in campionato e ottavo in stagione.
Caputo al 29esimo minuto della ripresa, il gol di Jelena Marinic. Quella ribaltata la Torres, ed ora Arezzo dovrà gioco forza cambiare l'interpretazione di questa partita per provare quantomeno a portare a casa un punto. Baracchi, Mazzini, pressione di Lombardo, qualcosa da dirle la numero 16, scintille tra Lombardo e Mazzini. A risanare la frattura, Caruso, che ha qualcosa da dire al numero 16 di Paduano. Rimessa affidata a Mencucci. Si va profondo da Zeghini, che prova la spizzata. Congia e Tola a proteggere la rimessa dal fondo. Settantacinquesimo, 2 Torres 3 Arezzo 2. Congia da Campesi, Soggiu, la Torres gestisce, Marinic, Campesi prova a liberarsi con una finezza di Arcedi. Poi Savitskait alla ruotolo, a guadagnare secondi preziosi prima di raccogliere il pallone tra le mani, guadagnare a piccoli passi il limite della propria area di rigore, andare a rilanciare con il destro, anticipata da Zara, da Baracchi, Tola, poi Soggiu anche con un po' di fortuna. Poi pettina il pallone con la suola, va vicino da Campesi. Soggiu, una finta ancora da Campesi. Sulla verticale da Dasara, Marinic sterza ancora una volta, la palla con l'esterno per Dasara che parte in posizione irregolare. Si alza la bandierina di Poddig, che aveva giustamente osservato lo sviluppo dell'azione. Calcio di punizione già battuto dall'Arezzo, pallone per Baracchi, Zeghini, Congia, Tola, Savitskait, da Borges, verticale per Ladu, anticipata da Viasdoska, il pallone altissimo controllato in qualche maniera da Borges, recuperato il pallone Zeghini per l'Arezzo, ma l'ha fatto solo per un secondo. Fasi finali in questo Torres Arezzo al Peppino Saudi Usini, terza giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C. Torres due volte sotto, è riuscita a ribaltare la situazione. Marinic da Lazara, non riesce a controllare il numero 11. Allora all'indietro da Ruotolo, che pesca Arcedi, Baracchi, una gamba per arrivare su questo pallone, e allora Soggiu da Ladu, lo fa l'accelerazione, Ladu non riesce neanche a partire, chiusa in fallo laterale. Cambiato poco in realtà nella interpretazione della gara a parte dell'Arezzo di Antonio Paduano, se si muove qualcosa nei pressi della panchina del tecnico dell'Arezzo. Ferrer Garcia da Borges, in qualche maniera trova il calcio d'angolo dopo l'ultimo tocco di un avversario. Ora la Torres ad abbassare i ritmi
per guadagnare attimi preziosi. Mancano ancora 12 minuti più recupero. Al termine, calcio d'angolo battuto sul secondo palo. Presa sicura di Ruotolo. Soggiù. Dazara prova il pallone di prima per Marinic. Ancora Soggiù che prova ad aprire per Ladu. Chiude Baracchi. Va a ripartire l'Arezzo. L'uscita puntuale di Tola. Grande giocata di Tola. Subisce il fallo di Baracchi. Secondo cartellino giallo per il capitano dell'Arezzo che chiude in 10. Grande giocata di Tola. E frutta la superiorità numerica al 34esimo della ripresa. Espulso il capitano dell'Arezzo Carolina Baracchi. Ottola che si rifà dopo che di fatto era stata protagonista in negativo nell'azione del gol dell'1-2 firmato da Paganini. Ha di fatto restituito il sombrero, andata a procurare la seconda ammonizione di Carolina Baracchi. Dunque Torres avanti di un gol e una giocatrice a 10 minuti dalla fine. Calcio di punizione affidato a Congia. Congia che scodella all'interno dell'area di rigore. Ruotolo con un'uscita un po' così, è fortunata nel ritrovarsi il pallone tra le mani da un'uscita errata del ex portiere del Napoli. È arrivato il 2-2 di Lombardo. Rilancia Ruotolo, colpo di testa di Soggiù. Da Zara per guadagnare la posizione sul neo capitano dell'Arezzo Arcedi. Pallone profondo per Carleschi. Congia con Mestiere. Tola non benissimo. Allora Arcedi. Cercare con una palla imprendibile Francesca Mazzini. Palla laterale per la Torres. E nel prossimo turno va a affrontare la trasferta di Iesi. Mentre per l'Arezzo l'impegno contro l'Arezzo Roma. E arriva il cambio in casa Torres. Esce Ladu. Entra Nathalie Shahin, giocatrice palestinese, l'anno scorso a Sassari per difendere i colori della Torres Calcio a 5. Lombardo, vicino da Campesi, va a lanciarsi il numero 6 della Torres, va da Marinic, ha fatto un po' tutto in questa partita. La qua sbagliata e va a recuperarla sfruttando tutta la sua fisicità. Ancora Marinic, giocata alla Mark Lenders di Marinic. Ferrer Garcia, Borges porta a palla l'ex giocatrice dell'Hibernian. Qui è anche un po' fortunata nel rimpallo, aggira la guardia di Verdi. Poi Marinic rimane a terra nel contatto con Carleschi. Il servizio per Mazzini non è preciso, il gioco si ferma. Per consentire a Caruso di sincerarsi nelle condizioni di Elena Marinic. Marinic che non necessita dell'intervento dello staff medico. Congia restituisce la palla all'Arezzo che va a rimettere il pallone in gioco con Mencucci. Congia fallosamente su Zeghini. Calcio di punizione per l'Arezzo,
spiazzato affidato a Carleschi. Torres tutta a protezione della propria area di rigore, fatta eccezione per Arianna Lazzara. Batte Carleschi di testa a Marinic. Campesi a disturbare Pesci, recupera palla Ferrer Garcia, questa l'allunga favorendo l'anticipo ancora di Carleschi. Verdi, posizione irregolare qua, piuttosto netta anche dal nostro punto di vista, è correttamente segnalata da Cola. Ancora Torres che riparte nei piedi di Elisabetta Tola. È entrati nel 40° minuto questo secondo tempo, Torres in vantaggio per 3-2 al Peppino Saudi Usini contro l'Arezzo di mister Paduano. Campesi, Lombardo, Campesi, Lombardo, Soggiu per il controllo con la suola di Soggiu, palla sulla sinistra per Marinic. Giocato una partita a tutto campo, 28enne serba, ancora Marinic, stavolta esagera un po', poi profondo da Zeghini che controlla con il braccio. Punizione già battuta da Congia per Soggiu, si arriva da Tola e poi da Borgi. Ferrer Garcia all'indietro da Tola, la Torres gestisce Ferrer Garcia, va profondo a cercare Shahin, anticipata, poi Arzedi a regalare di fatto palla a Campesi. Soggiu, Borge, Shahin voleva andare vicino da Lazzara che si era buttata dentro, comprensione che non costa di fatto nulla alla Torres se non qualche metro. Campesi da Marinic, sulla linea del fallo laterale c'è Lombardo, Marinic la osserva, la ignora, gira l'avversario, mette palla sul secondo palo, Lazzara sbaglia il controllo. Altra grande giocata di Elena Marinic, di Marinic che sta dominando la partita. Partita sontuosa di Elena Marinic. È rimasta a terra, probabilmente la stessa Lazzara, vittima di crampi, anche se adesso serve l'intervento dello staff sanitario della Torres. Mario De Sole ha pronto un cambio, chissà che non sia la stessa Lazzara ad abbandonare il terreno di gioco. Pronta Flavia Fancelli al 42° minuto del secondo tempo. Dunque pronto il cambio che verrà ufficializzato a breve. Alza ora la vagnetta il DS Muggiano, dunque fuori da Zara, dentro Fancellu per questi ultimi 180 secondi più recupero che separano Torres Arezzo dal triplice fischio finale. Dunque entra la giovanissima S2004, già due gol in Coppa Italia, entrambi firmati contro l'Oristano. Tanto Marinic, Tola, anticipo secco qui del numero 5, apertura sulla destra per Ferrer Garcia, cercare il pallone per Fancellu, chiusa in fallo laterale. Torres ora con calma a rimettere questo pallone in gioco. Ferrer Garcia in area di rigore,
ha colpito di fatto Carleschi, il cross della spagnola. Sulla seconda palla arriva Borgi, il fallo, il cross, scusate. Il pallone che termina tra le braccia di Ruotolo, tanto si rialza Carleschi che era stata colpita dal tentativo di traversone di Ferrer Garcia, recupera palla altissima la Torres con Borgi, ancora Ferrer Garcia, profondo per Marinic che incrocia a destra, respinge Ruotolo, arriva Fancello, anticipata da Mencucci, Torres vicina al colpo del KO, ancora una giocatrice a terra. Vediamo un po' se grazie alla telecamera di Andrea Fari ci riusciamo a individuare quale sia la giocatrice rimasta a terra. Si tratta della numero 7 Lucrezia Mencucci, a cui avevamo erroneamente attribuito uno dei due gol dell'Arezzo nel corso di tutto il primo tempo. Gol dell'Arezzo che invece era stato firmato da Arzedi e che aveva aperto le marcature al quarto. Al 29esimo era arrivato il pareggio di Marinic, 60 secondi dopo l'1-2 di Paganini, nella ripresa al 64esimo Lombardo e al 74esimo Marinic a regalare il vantaggio alla Torres. Tutto quando siamo arrivati a 10 secondi all'inizio del recupero. Si riparte con una calcio d'angolo a favore della Torres, intanto come se non avesse fatto abbastanza nel corso di questa partita, Marinic si occupa anche di trasportare Mencucci fuori dal terreno di gioco. Saranno 4 i minuti di recupero concessi da Caruso, sono già andati via 20 secondi, rimessa dal fondo per l'Arezzo. E in 10 a 3 minuti e mezzo per cercare un sempre più insperato pari. Arriva un altro cambio in casa Arezzo, esce proprio Mencucci. Entra al suo posto Aurora Prosperi. Ruotolo dai confini nella propria area di rigore a rilanciare lungo con il collo del destro. Controllo di Lombardo, una volta tanto impreciso. E allora Arzedi, c'è il controllo di Zeghini che fa la guerra con Congia. Poi Prosperi. Borg sceglie Marinic, domestica il pallone con la coscia destra, danza sulla linea mediana Marinic, arriva Campesi con la suola a proteggere il possesso. Campesi si protegge dall'attacco di Pesci, vicino da Marinic, ennesima sterzata della partita di Marinic. Poi Soggiu addormenta il possesso. Soggiu da Marinic, finta, lo scarico per Campesi, poi Shahin per Soggiu, non getta palla la Torres, Marinic, Lombardo, ancora Marinic, andato via a metà del recupero sullo stretto, Marinic e Lombardo, ancora Marinic, il destro dal limite, blocca Ruotolo. Campesi, Soggiu, Campesi, porta a palla il numero 6, si muove Marinic, arriva anche il taglio di Fancello, Campesi pesca Ferrer Garcia, Ferrer Garcia col destro, la chiusa da Torres, la chiude Silvia Ferrer Garcia, 93esimo minuto, Torres 4, Arezzo 2, il gol, il primo in rosso-blu di Silvia Ferrer Garcia, a mettere la parola fine a questo Torres-Arezzo. Recupero che scade in questo momento, vedremo se Caruso concederà all'Arezzo di rimettere il pallone in gioco, ormai è una pura formalità, la Torres sale a quota 9 in classifica, 3 vittorie in 3 partite per la squadra di Mario De Sole, gran secondo tempo della formazione
rosso-blu. E dunque altri tre punti per la Torres, mentre si aspetta solo il fischio finale di Caruso. Siamo al 48-40. Marinic qua subisce fallo piuttosto netto anche da parte di un'avversaria. Un po' di frustrazione qui nella formazione aretina, che per 65 minuti aveva accarezzato l'idea di portare via il bottino pieno dal Pepino Saudi Usini. Pallone recapitato tra le braccia di Ruotolo, fischia ora tre volte Gerardo Simone Caruso di Viterbo. La Torres batte l'Arezzo con il punteggio di 4-2, tre vittorie in tre partite per la squadra sarda, che dunque sale a quota 9 in classifica. Noi rapidamente a ricordarvi quella che è stata la successione delle reti: Arezzo in vantaggio al quarto del primo tempo con Arzedi, il pari al 29esimo di Elena Marinic, l'1-2 provvisorio di Paganini al 30esimo, nella ripresa al 64esimo Lombardo, al 74esimo Marinic, al 93esimo Ferrer Garcia a sancire il 4-2 per la formazione di Mister De Sole. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di DirectaSport.it. DirectaSport, le tue partite in diretta streaming. DirectaSport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con DirectaSport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con DirectaSport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.